Alexa, accendi la luce. Ok. Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo come collegare dei relay smart alle luci e alle prese elettriche per poterle controllare con l'app o con il comando vocale, ad esempio con Alexa. Per farlo userò questi piccoli relay smart di Shelly. Infatti a giugno ho collegato dei relay smart alle luci del laboratorio e li ho trovati molto comodi. Quindi ho deciso di portare la domotica anche nella mia camera da letto. Monteremo uno Shelly dietro a un deviatore che controlla la lampada a soffitto e questo ci permetterà di controllare la lampada sia dall'app che dall'interruttore originale. Metterò uno di questi relay smart anche dietro alla presa a cui è collegato il mio PC. In particolare metterò uno Shelly che misura anche il consumo di energia istantaneo e sul lungo periodo e lo mostra in questo bel grafico. Inoltre metterò anche due pulsanti smart senza fili, uno sulla scrivania e uno sul comodino. Iniziamo dallo Shelly Plus 1, che userò per accendere e spegnere la luce della camera. Questo è lo Shelly Plus 1 e come vedete è molto piccolo. Sopra ha stampato lo schema dei collegamenti, che secondo me è molto comodo per evitare errori mentre montiamo lo Shelly. Davanti ci sono i morsetti per neutro e fase. Poi l'alimentazione a 12 volt e il morsetto per l'interruttore, e l'interruttore va collegato tra SV e la fase. In fondo ci sono i morsetti del contatto pulito del relè con ingresso e uscita. Questi morsetti però sono molto piccoli, quindi è meglio mettere sui cavi dei puntalini per evitare che i cavi si tocchino tra loro. Questo Shelly può essere alimentato a 230 volt o anche a 12 volt, cosa che secondo me è molto utile per i progetti di fai da te. Prima di installare lo Shelly farò la configurazione per essere sicuro che tutto funzioni prima di montarlo. Ho collegato un cavo ai morsetti L e N dello Shelly e ho protetto bene i collegamenti con del nastro isolante. Facendo molta attenzione ho attaccato la spina. La configurazione iniziale si può fare dalla app o dalla pagina web. Io preferisco la configurazione con la pagina web, ma forse quella da app è un po' più semplice. Comunque, i passaggi per entrambe le configurazioni li trovate scritti nel foglietto di istruzioni che c'è nella scatola. In ogni caso, una cosa molto importante è dare un indirizzo IP statico agli Shelly. Lo possiamo impostare nella sezione rete delle impostazioni. Sotto a Set Statica IP Address inseriamo un indirizzo IP supportato dal nostro router. La maschera di sottorete di solito è 255.255.255.0. Il gateway è l'indirizzo IP del router. Poi dalle impostazioni del router dobbiamo riservare quell'indirizzo allo Shelly per evitare conflitti con altri dispositivi. Ora abbiamo aggiunto lo Shelly all'app e se premo il pulsante sulla app sentiamo che il relè fa click, quindi lo Shelly funziona. Ora possiamo passare all'installazione. La luce di questa stanza è comandata da due punti, quindi ci sono due deviatori. Generalmente i due deviatori sono collegati insieme con due fili.
Nel comune di un deviatore entra la fase e al comune dell'altro deviatore è collegata la fase della lampada. Noi collegheremo lo Shelly al deviatore a cui è collegata la lampada. Prima di continuare, vi ricordo che fare queste piccole modifiche all'impianto elettrico può essere molto pericoloso, sia per noi, sia perché possiamo fare dei danni all'impianto elettrico. Comunque, prima di fare qualunque cosa, staccate sempre l'interruttore generale. Per semplificare il lavoro ho preparato prima i pezzi di filo per fare i collegamenti e ho messo su un'estremità dei puntalini. Ora ho staccato l'interruttore generale e ho aperto la scatoletta con l'interruttore. Nella scatoletta avevo già due morsetti per neutro e fase. A questi morsetti ho collegato con due fili i morsetti L e N dello Shelly. Questi sono i due fili che vanno all'altro deviatore e al comune del deviatore prima era collegata la lampada. Adesso il comune va al contatto SV dello Shelly. Questi sono i due contatti del relè. Al morsetto I ho portato la fase e al morsetto O ho collegato la fase che va alla lampada. Comunque, se vi è più chiaro, ho seguito questo schema. Ora ho chiuso la scatola dell'interruttore. Adesso vediamo lo Shelly Plus 1 PM, che ha la possibilità di misurare i consumi. Io lo collegherò dietro a una presa elettrica. La configurazione è uguale a quella dell'altro Shelly, ma qui sulla app possiamo anche vedere il grafico con i consumi. Per questo Shelly il collegamento elettrico è più semplice, anche perché essendo una presa non abbiamo l'interruttore esterno. Per prima cosa ho staccato la corrente e ho aperto la scatoletta con la presa. Ho collegato la fase che prima andava alla presa a uno dei morsetti L dello Shelly. Il neutro va direttamente alla presa e da lì va anche al morsetto N. L'uscita dello Shelly va alla fase della presa. Comunque ho seguito questo schema. Ora ho richiuso la presa e ho attaccato di nuovo la corrente. Quindi ora dalla app posso accendere e spegnere la luce e la presa sotto la scrivania. Della presa posso anche vedere i consumi. Però dover sempre aprire la app è un po' scomodo. Quindi metterò anche questo Shelly Button. Lo Shelly Button è un telecomando Wi-Fi per controllare i relè Smart Shelly. La configurazione è sempre la stessa e anche qui è molto importante dare al dispositivo un indirizzo IP statico. In base a quante volte premiamo il pulsante possiamo fare fino a 4 azioni diverse. Una cosa bella di questo telecomando è che ha all'interno una batteria ricaricabile e questo ci evita di usare delle pile, che sono dannose per l'ambiente e costose. Per controllare i relè con lo Shelly Button userò una delle funzioni secondo me migliori degli Shelly, ovvero gli URL sulla rete locale. Infatti, se nel browser scrivo l'indirizzo IP statico di uno Shelly seguito da questo comando, posso accendere la luce. Se in fondo metto off al posto di on, posso spegnere la luce e con toggle la luce cambia stato. Lo Shelly Button farà esattamente la stessa cosa, chiamando questi URL. Quindi nell'app sono andato nelle azioni
e con l'URL ho impostato che quando premo una volta il pulsante accende o spegne la luce e quando lo tengo premuto accende o spegne la presa sotto la scrivania. Inoltre, funzionando sulla rete locale, questi comandi vengono eseguiti quasi istantaneamente. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di controllare gli uccelli da remoto con la loro app. In un prossimo video collegherò alla domotica anche la lampada che ho sul comodino, perché per quella ho un'idea un po' particolare. Ovviamente gli uccelli si possono controllare anche con il comando vocale con Alexa e per i più smanettoni come me sono perfettamente compatibili con Home Assistant. E intanto anche questo video finisce qui e io vi ringrazio molto di averlo visto fino alla fine. Se volete vedere altri video di elettronica iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video!